E oggi siamo con Roberto Mutalipassi, candidato alla carica di sindaco per la coalizione di centrosinistra. Ultime ore prima della presentazione delle candidature, ascoltiamo da lui tutte le novità di questi ultimi giorni. Quasi tutto pronto, Vito. Stiamo definendo le ultime pratiche burocratiche. Ti posso dire che sono contentissimo perché ho visto la partecipazione, la volontà di partecipare a questa competizione da parte di tanti cittadini agropolesi che hanno, soprattutto giovani, che parecchie persone che per la prima volta si cimentano nella competizione elettorale. E che diciamo, parliamo di professionisti, di ragazzi, di studenti, di artigiani, di commercianti, di rappresentanza di ogni settore sociale, della vita sociale, che vivendo ad Agropoli manifestano tutti la intenzione di dare il loro contributo al miglioramento della vita di questa nostra bellissima città. Quindi io sono veramente soddisfatto e sono veramente contento di tanta voglia di partecipare, di tanta voglia di dare il proprio contributo. E stiamo entrando a pieno nella competizione elettorale, quindi ci stiamo organizzando anche già con degli incontri rivolti ai cittadini che ci permettono poi di illustrare quelle che sono le nostre proposte per un futuro migliore di questa città. Confermate le 7 liste in appoggio, ci sono tanti consiglieri uscenti che sostengono la tua candidatura e tante anche espressioni della città che, come dicevi tu, si cimentano per la prima volta in una campagna Così, elettorale. così. Come stai vivendo, diciamo, il contributo che anche queste esperienze stanno dando alla tua candidatura? Appunto, come dicevo prima, contentissimo di vedere tanta partecipazione che mi danno entusiasmo, mi danno ancora carica maggiore perché per affrontare al meglio questa competizione elettorale e quindi con l'augurio che poi possa portare alla guida poi di questa città per i prossimi 5 anni. Quali sono per te le priorità adesso nelle prossime settimane? Sicuramente, ecco, implementare l'incontro con i cittadini per, come dicevo prima, per spiegare quelle che sono le nostre proposte e saranno un mesetto duro, quindi cioè, affrontare tutte quelle che sono le vicissitudini, le attività da svolgere in una competizione elettorale con impegno, con volontà veramente di incontrare tante persone. E se dovessi riassumere il tuo programma in 3 punti, 3 punti su cui vorrai soffermare l'attenzione in queste settimane. Diciamo che sicuramente si punterà a una riorganizzazione degli uffici, a un'implementazione, a cercare di definire una squadra volitiva, fattiva, che mi accompagnerà che mi dovrà accompagnare poi in questa attività di amministrazione. E che appunto cercheremo di affrontare quelle che sono problematiche che vanno appunto dalla vivibilità, dall'arredo urbano, dalla manutenzione delle strade, che sono le cose più visibili e più che danno impatto ai cittadini, che più sono, diciamo, sotto gli occhi di tutti e che vanno sicuramente affrontate. Da assessore uscente, siamo nei giorni di chiusura del bilancio. Hai avuto modo anche di interfacciarti con il commissario prefettizio per alcune delucidazioni. Qual è la situazione? Io incontrai, andai a salutare il commissario prefettizio, mi presentai e gli dimmasi la mia disponibilità per un confronto, per delucidazioni. Non l'ho più rivisto, però posso dire che per quanto riguarda le documentazioni, i contabili erano fino al momento in cui io sono stato assessore, la maggior parte degli atti propedeutici erano stati predisposti, quindi penso che il commissario avrà vita facile nel predisporre, nell'ultimare la predisposizione di questi importanti documenti contabili.